Rischiava di passare alla storia come una delle Salerno-Reggio Calabria della sanità romana. Il nuovo polo dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, dopo una gestazione travagliata, avviata nel 98 e conclusa da poche settimane, ha iniziato da alcuni giorni a ricevere i primi pazienti. Quattro piani, apparecchiature tecnologiche di ultima generazione e ambiente molto umanizzato. Il nuovo reparto è stato progettato dall'architetto portoghese ed è stato finanziato dalla Regione Lazio nel 2001 con 25 milioni di euro per i lavori strutturali, nel 2007 con 5 milioni per le attrezzature scientifiche. Questa mattina finalmente l'inaugurazione, alla presenza del DG dell'ospedale Ilde Coiro, del sindaco di Roma, visibilmente convalescente Ignazio Marino, e del presidente della regione Nicola Zingaretti. Apre oggi uno dei migliori reparti di oncoematologia sicuramente del centro-sud d'Italia, nuovo, sulla quale nel tempo si sono investiti circa 30 milioni di euro e che era chiuso da troppo tempo. È un altro segnale importante che vogliamo dare su un punto semplicissimo. La sanità nel Lazio sta cambiando e stiamo costruendo con una nuova visione che abbiamo in testa un nuovo modello di sanità fondato sulla sanità territoriale, le case della salute, gli ambulatori dei medici di medicina generale, ma poi alcuni grandi poli di cura ospedalieri come questo che devono costituire l'altra eccellenza, perché a noi non servono 1.000 ospedali che fanno tutto, ma poli di cura di grandissima qualità. E oggi Roma, da oggi, ha un grande polo di cura oncologica di grandissima qualità. Ed è un altro segnale, non che abbiamo risolto tutti i problemi, ma che ce la stiamo mettendo tutta per cambiare quello che sembrava impossibile, la sanità del Lazio.